Ciao a tutti, qui Giorgio e Martina e siamo a Praga. Pronti a scoprire la città? Ma prima di iniziare questa guida, questo itinerario per Praga, siamo ancora in aeroporto, pronti a partire e a dirvi che questo video è in collaborazione con Omio. Omio, che prima era GoEuro, ma adesso sta andando worldwide, sì. E quindi ha giustamente dovuto cambiare nome perché GoEuro non andava più bene. Non cambia niente, l'app rimane la stessa, è comunque possibile prenotare treni, bus e aerei in tutto il mondo tra poco. Quindi sì, yeah, siamo contenti di questa cosa. Noi però per ora rimaniamo in Europa e, come vi abbiamo già detto, a Praga. Signor Marlittu. Giusto in tempo. Questo video è una guida per un weekend a Praga. Ma abbiamo prenotato su Omio anche un treno per Kutná Hora, dove faremo una gita in giornata. Ma andiamo per ordine. E la prima cosa che vi diciamo è come raggiungere la città dall'aeroporto. Sì, solitamente c'è uno shuttle, ma opera fino alle 9 di sera. Ora sono le 9 e mezza, quindi abbiamo optato per mezzi pubblici, sì, ovvero il bus. Si può prendere il numero 100 e il 119, uh-huh, e poi la metro, sì, dipendentemente da che bus avete scelto, la A o la B. Sì, abbiamo già fatto i biglietti per 72 ore, 310 corone a testa. E dato che si può, vi consigliamo di pagare con la carta di credito perché non conviene assolutamente per niente cambiare i soldi in aeroporto. Assolutamente, tasso di cambio magari anche uguale, ma commissioni altissime, non fatelo mai. Andiamo a letto perché domani cominceremo a visitare la città prestissimo. Molto presto. Volevo solo dirvi che se questo video ha qualche transizione tamarra in più, è colpa di questi due brutti ceffi. Ciao ragazzi, siamo i Donut Twins. Ecco voi, Giacomo e Gianluca ci aiuteranno in questa guida, ma iniziamo appunto l'itinerario per, sì, Praga. E cominciamo dalla Porta delle Polveri, che è quella dietro di voi. Dietro di noi. Perché dietro di voi c'è la Via Regale. Sì. Che è quella dove passavano i re per andare a farsi incoronare. Quindi andiamo. Questa torre comincia a essere costruita nel 1475, ma viene lasciata incompleta fino a fine 800 e si chiama Torre delle Polveri perché nel XVIII secolo veniva usata come magazzino per le polveri da sparo. Di fianco si trova la Casa Civica, un teatro costruito tra il 1906 e il 1912 da un gruppo di oltre 30 artisti. Ora, siamo tutti d'accordo che la casa municipale slash teatro sia molto molto bella da di fuori, ma questo palo no, rovina un po' tutto. Ma solo leggermente, Quindi... Cioè, guardate questa facciata con questa roba davanti. Perché? Perché? 4 metri in là. Abbiamo camminato pochissimo, lo so, ma qui dietro di noi c'è il nostro primo stop, che è la casa della Madonna Nera. La Madonna Nera è lì nell'angolo, sì, ma non interessa la casa in sé perché è una casa cubista, uh-huh, e dentro ci sono un ristorante e il Gran Café Orient. Sì. E adesso saliamo e a farvelo vedere e a scaldarci un po' le mani. Questo palazzo è un gioiello del 1912 e conserva ancora i meravigliosi dettagli cubisti che offrono un'atmosfera ad altri tempi a chi come noi vuole fare uno spuntino. E già che siamo qui ne approfittiamo per fare anche un pranzo veloce. Io ho preso la zuppa del giorno e poi un sandwich vegetariano e poi proseguiamo. Sì, perché diciamolo, in realtà a voi sembra che la giornata è appena iniziata, ma noi all'alba siamo andati in giro a fare le foto. Io ho dovuto prendere una seconda colazione perché è l'unica cosa che avevano senza glutine, quindi uova e prosciutto e cioccolata, perché ci si abbina bene, vero? Allora, siamo qui con Yannick, che probabilmente se siete già venuti almeno una volta a Praga lo conoscete su YouTube, è una enciclopedia di tutto quello che c'è da fare e vedere a Praga. Molti dei consigli che vi stiamo dando vengono proprio dal suo canale. Sì. Soprattutto quelli su come non farvi fregare. Sì. So, Yannick, thank you very much. You're more than welcome. All I could understand was encyclopedia. You are an encyclopedia of almost places. Almost. And if you found this place, you're at a good spot. This is amazing. So if you come to Prague, come to this spot.
recommend it. Link in the description and let's continue. In Italian. In Italian. It's okay, it's okay. Passeggiamo per le vie del centro, vi parliamo del trodolo. Questa cosa qui che tutti i turisti prendono perché è una cosa assolutamente non tipica di qui. No, è diventata famosa diciamo dal 2010, la gente ha iniziato a comprarlo, sempre più posti hanno iniziato a farlo e quindi è diventata una cosa tipica, ma atipica, quindi tipica, ma atipica. Non è una roba tradizionale di qui. Sappiatelo, potete poi assaggiarlo. Sì. Io comunque non lo mangio non perché non è tipico, eccetera, ma perché c'è la cannella e non mi piace la cannella. Quindi celiaca, cannella, nessuno lo prende. E il fatto è che c'è scritto proudly made in Prague. Ed è vero, è fatto effettivamente a Praga. Nessuno dice di no. Curiosamente. Però è molto interessante vedere la storicità di tutti questi edifici e poi guardare in basso e vedere questi negozi. Molto interessante. Sì. Discutibile, ma interessante. Ma nonostante le lamentele sul gusto estetico di alcune cose qui in città, siamo arrivati alla piazza della Città Vecchia. Nella piazza della Città Vecchia. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto 500 metri. E l'attrazione principale di questa piazza è l'orologio astronomico, il famosissimo orologio astronomico di Praga dietro di noi. E ogni ora, essendo un orologio, fa ding dong. Sì. E qua si riempie di gente in modo assurdo, ma tantissimo. Quindi arrivate un po' prima se lo volete vedere, altrimenti siete in fondo e non vedete niente. L'orologio si trova sulla facciata del municipio della Città Vecchia. È stato costruito nel 1410 e poi perfezionato nel 1490 dal mastro orologiaio Hanush. Secondo la leggenda, Hanush venne accecato in modo da non poter riprodurre l'opera, ma riuscì ad entrare nel meccanismo e a bloccarlo per vendetta. In realtà, Hanush fu il mastro orologiaio per molti anni e non si hanno notizie di malfunzionamenti alla sua vista. Per quanto riguarda quelli dell'orologio, invece, erano veri. E il meccanismo non funzionò a dovere finché non venne riparato nel 1570. Ora proviamo a entrare alla chiesa di Tin. Sì. Che è quella lì in alto. Quella lì, che però è strana perché non guarda direttamente sulla piazza. Cioè, guarda sulla piazza ma non si vede l'ingresso. Sì, c'è un palazzo. No. Passiamo forse attraverso quel... Forse sì. Quel punto, quel passaggio. E dietro la chiesa di Tin, se ci giriamo, possiamo passare sotto questo passaggio. Nei passaggi si passa, esatto. Per arrivare a un caravanserraglio medievale che è molto carino. Da quella parte giriamo a destra e arriviamo sul retro dell'edificio comunale. Ora entriamo e siamo qui perché vi vogliamo fare vedere un ascensore, questo dietro di noi, che non ha le porte e non si ferma mai, fa così. Sì, e adesso lo proviamo in anteprima e vediamo cosa succede. Ciao bimbi, ci sta? Ci sto? Non lo so se ci stai. Vai, buttati. Allora, qui siamo al quarto e c'è scritto di uscire. In realtà noi stiamo su, proviamo. Perché in teoria l'ascensore fa tutto il giro. Vediamo. Oddio. Che storia. E si scende. Questo è il mio piano. Ciao Marti. Bye. Basta con le giostre, proseguiamo qua. Ora, prima di arrivare al Ponte Carlo, che è là dietro, ci fermiamo qui. Siamo davanti a Palazzo Colloredo Mansfield ed entriamo a vederlo. È un palazzo molto bello, per niente musealizzato, anzi quasi in rovina. Sì. E crediamo ne valga la pena. Sì, è molto interessante. Ci sono tutti i pavimenti scricchioranti, le cose nel muro stracciate. Bello, molto interessante.
preferito che non ci fossero queste installazioni artistiche nella sala da ballo, perché è veramente uno spettacolo. È bellissima. Dà anche un po' fastidio sto rumore. Dà anche un po' fastidio, diciamocelo. Sono le prove microfono. Però cacchio, fantastico. È bellissimo. Volevo fare la foto quella che balliamo qua dentro nella sala da ballo. Ci stava? Ci stava. Ok, stiamo uscendo. A me questo posto è piaciuto tantissimo. A Giorgio anche. Sì. Ragazzi, a voi è piaciuto? Spettacolo. È spettacolare. Quando sono uscita l'ho detto alla signora che sta facendo la guardia. Mi ha detto amazing. Pensava che avessi sbagliato parola, perché pare che le persone qui siano molto deluse dal fatto che il palazzo sia un po' decadente, invece è quello che noi abbiamo adorato del palazzo, il fatto che proprio non sia un museo. Ci sono dei problemi che dovrebbero essere sistemati, tipo il fatto che c'è un balcone tenuto su da dei puntoni di legno, che non è una cosa positiva, ma spero non diventi come tutti gli altri palazzi pieni di cordoni e di cose che non si possono toccare, che sembrano finte. Questo è proprio vero. È proprio bello, il fascino della rovina. Sì. Ha un'atmosfera unica. Continuiamo. Siamo arrivati a Ponte Carlo finalmente. Sì. Questo ponte in pietra è stato commissionato dall'imperatore Carlo IV, il quale ordinò che la costruzione cominciasse esattamente nel 1357, il 9 luglio alle 5:31, in modo da ottenere un palindromo numerico che avrebbe protetto il ponte nei secoli. Le 30 statue che costeggiano il ponte invece sono più recenti. Vengono posizionate qui a partire dal 600, ma non tutte sono originali. Infatti qualcuna è stata portata via dalle piene del fiume. In realtà, appunto, noi qua ci siamo già stati all'alba ed è per questo che lo vedete così vuoto, sì. Perché poi dopo le 9 diventa così. Sì, quindi consiglio spassionato, venite all'alba se potete. Sì, comunque alle due estremità del ponte ci sono anche due torri sulle quali si può salire, ma noi non saliremo adesso, non siamo saliti questa mattina, saliremo questa sera o una delle prossime sere, perché vogliamo farlo al tramonto, prime luci del buio, sì. Quindi per ora proseguiamo. E adesso... visto che la luce è molto bella, andiamo lì dove c'è quel molo, dove ci sono tutti quei cigni, non so se li vedete in lontananza, a scattare qualche foto da lì. Praticamente sotto il ponte dopo. Allora, da qui partono le barche per fare la crociera sul fiume, ma noi non siamo qui per questo, siamo qui solo perché c'è una vista spettacolare sul Ponte Carlo, che è resa ancora migliore da tutti questi cigni. Sì, ovviamente meglio guardare verso di là, perché verso di qui sì, non è il massimo. Non è proprio bellissimo. Però veramente, la vista da qui è veramente carina. Sì. Non avremmo dovuto svelarvi questo posto, dovrà rimanere per noi. Adesso, la prossima volta che verremo saranno tutti qui. E vorremmo dirvi di non dar da mangiare ai cigni, ma qualcun altro ci ha già pensato, hanno qui una scorta praticamente a vita di pane. Sì, infatti non gliene frega niente anche se gli date da mangiare, perché hanno già tutti la pancia piena. Esatto, quindi va bene così, ma cosa facciamo adesso? Allora, adesso da qui in teoria noi dovremmo proseguire sulla via reale verso il castello, ma non lo facciamo, perché anche il castello preferiamo farlo la mattina, quindi ci spostiamo sulla collina di Petrin. Il nostro itinerario è stato tutto a piedi, ma adesso per salire sulla collina stiamo prendendo la funicolare, perché sono 318 metri o qualcosa del genere, non vogliamo farli a piedi, e valgono i biglietti per 3 giorni che abbiamo preso quando siamo arrivati. E qui sulla collina di Petrin c'è un fantastico parco che domina tutta la città, al momento non è nel suo massimo splendore. Ma lo sarà in primavera. Esatto, febbraio non è ancora periodo. Dietro di noi un planetario che skippiamo perché vogliamo andare a vedere altre due cose, sì? Che sono dall'altra parte. Di là. Ed è arrivato.
arrivato il momento anche di parlare di soldi. Infatti il nostro consiglio qui a Praga, dato che usano le corone invece dell'euro, è quello di non portare gli euro da cambiare, perché i tassi di commissione in tantissimi posti sono assurdi, si parla del 28%. Piuttosto portate la carta di credito, il Mastercard è accettata praticamente ovunque, e prelevate dei soldi. Ma attenzione, quando vi chiede se accettare o no la conversione, voi non accettatela, prelevate esattamente le corone, perché altrimenti vi fa la conversione in euro, ci smenate praticamente 5 euro su 1000 corone. Quindi non accettate la conversione. E facciamo questo discorso ora perché in questo, come in altri posti turistici, accettano solo contanti per l'acquisto dei biglietti. In questo caso potremmo prendere i biglietti per l'ascensore, ma scegliamo di salire a piedi i 62 metri di questa torre, che costruita nel 1891 per l'esposizione di Praga, si ispira alla Torre Eiffel. Sta oscillando, non prendetemi per il culo, sta oscillando. E ora andiamo in quella specie di castello delle bambole, che in realtà è un labirinto degli specchi. Mi sta già mandando male. È un posto sicuramente molto affascinante, ma mi raccomando, camminate piano, altrimenti potreste andare a sbattere e di certo non volete rompere uno specchio di oltre 100 anni. E trovata la strada fuori dal labirinto, aspettiamo che il sole tramonti per andare a cena un po' come le galline. 6:30. Siamo venuti in questo pasto di cui non sappiamo pronunciare il nome, che fa anche qualcosina senza glutine. Io ho preso le salsicce e le patatine fritte. Io invece ho preso il goulash, che a quanto pare è un piatto tipico locale, quindi anche se è carne la accettiamo. Buon appetito e ovviamente cheers. E dopo cena prendiamo il tram 22 per raggiungere un posto un po' particolare. E sappiamo che Praga è famosa per la birra, ma al posto di andare a un pub, questa sera abbiamo deciso di venire alla Beer Spa, dove ti fai direttamente il bagno nella birra. Sì, ti danno anche del pane con la birra, con su del burro, veramente buono, e hai birra illimitata direttamente dalla spillatrice qui di fianco. Sì, e poi c'è tipo mezz'ora di vasca, con dentro birra, lievito e luppolo. Luppolo, sì. E poi il riposo nel letto di paglia. Niente, niente male. Sì. Un ottimo modo per finire la giornata, sì, direi. Ah, eccoci qui. Ah, ragazzi, mal di schiena un pochino. Prima giornata a Praga terminata. Volevamo parlarvi anche dell'hotel in cui stiamo, perché nessuna guida è completa senza effettivamente darvi qualche consiglio su dove dormire. Sì. Dove siamo? Abbiamo scelto l'hotel Elite perché è in una zona abbastanza centrale della città nuova, e scoprirete domani perché stiamo facendo le virgolette sulla città nuova, ed è anche molto vicina ai mezzi. Sì, quindi ovviamente è carino, le stanze sono dipinte particolari, quindi l'abbiamo scelto perché ci piaceva così. Sì, ma diciamo buonanotte, perché sì, è ora di andare a letto. E inizia a pesarmi il braccio. Esatto. E cadrà la telecamera, 3, 2, 1... E buongiorno a tutti, secondo giorno qui a Praga, siamo saliti sulla collina del castello, arrivati con il tram numero 2, in realtà anche il 22 andava bene e probabilmente un paio d'altri, sì, salendo proprio dalla parte est. Partiamo dal fondo del castello e lo facciamo al contrario, perché ci piace andare controcorrente, così. Perché no? Ovviamente è super presto, sono le 8:30, speriamo di non beccare troppi turisti. Quanto è grande? Abbastanza, direi. Allora, questo castello, oltre ad essere patrimonio UNESCO, è anche iscritto al Guinness dei primati come il più grande castello antico del mondo, perché pare che siano tipo 70.000 metri quadri, tutto il complesso del castello. Ora, non sappiamo se ce ne siano più grandi e se il Guinness ha ragione o ha torto, quindi fatecelo sapere. Sì, io sono d'accordo. Sono, sì, d'accordo. Non ho nulla da aggiungere. Quindi proseguiamo.
Ed eccoci quindi all'interno del castello. Vi diciamo subito, abbiamo preso i biglietti per poter entrare e vedere determinate cose. Sì, infatti, se i cortili sono gratis, non lo sono gli edifici. Quindi noi abbiamo preso il biglietto col percorso B, c'è anche il percorso A che vi dà diritto a più edifici, ma noi bastava il B, più il permesso fotografico. Ah, non vi abbiamo detto che la prima cosa che andiamo a vedere è il vicolo d'oro, sì, perché è quello più in fondo di tutti e in teoria non c'è nessuno. Perché tutti partono dall'inizio, giustamente, tranne noi. E qui il vantaggio di arrivare alle 9.030 secondi. Non c'è nessuno, è vuota, foto, video, bellissimo, tutto, tutto. Queste casette sono state costruite nel XVI secolo per i tiratori scelti del castello. Però più avanti sono state occupate dagli orefici. Sì, ecco da qui il nome Vicolo d'Oro. E poi più recentemente anche da degli artisti. E in una di queste casette ha vissuto anche Kafka. Bellissime, sono piccolissime, sembrano costruite apposta per me. Ah, a misura, sì, di Martina, sì, fantastico. Ce n'è una, vieni, è la casa dei Puffi. Dopo il Vicolo d'Oro entriamo nel vecchio Palazzo Reale. L'originale edificio romanico risale al 1135. È stato ampliato nei secoli successivi e mischiato a più stili architettonici. La sala principale è quella di Ladislao, un gigantesco spazio con enormi finestre che veniva usato per banchetti, consigli di stato, ma anche per tornei cavallereschi al coperto. E dopo il palazzo andiamo a visitare la cattedrale. La prima pietra fu posata da Carlo IV nel 1344, ma la chiesa venne terminata nel XX secolo e consacrata solo nel 1929. Ma nonostante non fosse ancora consacrata, qui per secoli si è tenuta la messa e sono avvenute le incoronazioni dei re. Questa infatti è la fine della Via Reale che abbiamo in parte percorso ieri. La cattedrale principale del castello è la chiesa di San Vito, cattedrale San Vito, ma ce n'è anche un'altra dedicata a San Giorgio, giustamente ci vuole San Giorgio. Questa chiesa, fondata nel X secolo, non sarà imponente come la cattedrale di San Vito, ma è la chiesa romanica meglio conservata dell'intera Repubblica Ceca. Allora, abbiamo passato tutta la mattinata al cancello. Tempo speso bene. Allora, abbiamo passato tutta la mattinata al castello e dato che abbiamo scoperto che molti posti chiudono per la pausa pranzo, ce ne concediamo anche noi una abbastanza lunga e decente in un ristorante vegano. E che fa anche piatti senza glutine. Ovviamente. Quindi, buon appetito. Buon appetito. Pancia piena e... dato che ieri non abbiamo fatto il tempo a visitare questo posto perché chiude alle 16.45, siamo tornati oggi. È la Strahov Library e adesso entriamo a farvela vedere. La biblioteca è composta da due meravigliose sale collegate da un corridoio. Purtroppo però, per quanto la sala della teologia e la sala della filosofia siano belle, sono osservabili solo sbirciando dalla porta e questo non offre un'esperienza eccezionale. Lo spazio dove si può effettivamente entrare è il corridoio chiamato Vetrina delle Curiosità. E qui c'è scritto sul sito che c'è un dodo impagliato, che è questo, e chiaramente non è un dodo. È tipo un miscuglio di animali incollati insieme. C'è anche un dente di narvaro, che fino a un centinaio di anni fa si credeva fosse un corno di unicorno, insieme a due proboscidi di elefante, ufficialmente. Ma questa è la biblioteca di un monastero e ci sono voci che dicono che siano in realtà due peni di balena. A me sembrano più i peni di balena, però fateci sapere la vostra. E mentre rispondete al quesito del giorno, noi prendiamo il tram 22 che ci porta alla Città Nuova, di nome ma non di fatto. Questo quartiere infatti è stato fondato nel 1348 da Carlo IV. La nostra prima tappa in questa parte della città è la Casa Danzante, progettata da Vlado Milunic, anche se non so se si pronuncia così, e Frank Gehry,
All'inizio l'edificio si chiamava Fred e Ginger, come i ballerini Ginger Rogers e Fred Astaire, perché la forma ricorda vagamente quella di una coppia che balla. In realtà quello che apprezziamo forse di più della casa danzante, che sì, bella, va bene, ma è quello che c'è lungo la via, ovvero tutte quelle case color pastello. Sì, sono bellissime, sembrano finte, sembrano case delle bambole. Avete mai visto delle case con questi colori? Ce n'è un arancione. Arancione. E quindi guardate anche altrove, oltre che la casa danzante. Proseguiamo in là. E da qui ci spostiamo a piedi fino alla testa di Kafka. Questa scultura pesa 39 tonnellate ed è formata da 42 anelli rotanti che compongono e scompongono il ritratto dello scrittore, ispirandosi al suo romanzo La Metamorfosi. O almeno questo è quello che dovrebbe fare. Siamo qui da un quarto d'ora e ancora non si è mossa. Boh, forse è rotta? Sì, gli hanno spaccato la testa. Gli hanno spaccato la testa. E vabbè, proseguiamo. E dopo questa piccola delusione ci spostiamo alla chiesa della Vergine delle Nevi. Questa chiesa, come molti altri edifici di Praga, è stata voluta da Carlo IV. Doveva essere la chiesa più imponente della città, ma venne costruito soltanto il presbiterio. Per questo è più alta che lunga. Subito fuori da questa chiesa c'è un lampione cubista, quindi non solo il bar che abbiamo visto ieri, o comunque l'edificio, ma anche lampioni cubisti a Praga. L'unico in realtà è questo, l'unico al mondo, l'unico lampione cubista che hanno mai fatto. Va bene, lo accettiamo. Andiamo finalmente alla piazza più grande di Praga, qua di fianco. Questa piazza nel Medioevo era un mercato di cavalli e più che una piazza assomiglia a un lungo viale in pendenza. È dominata ad un'estremità dall'imponente facciata del Museo Nazionale di Praga e dalla statua di San Venceslao, il santo protettore dello stato boemo. E noi in realtà abbiamo fatto una piccola deviazione dalla piazza per andare in posta. Dobbiamo spedire le tre cartoline ai vincitori del contest, cioè chi ha indovinato la destinazione Praga. E vogliamo però anche segnalarvi questo edificio perché è veramente, veramente bello. Adesso vediamo dove si imbucano, a chi lo devo dare perché non lo so. Spero che arrivino. Addio cartoline. Bene ragazzi, sta iniziando a piovere, quindi direi di aprire il nostro ombrello, salire su un mezzo di trasporto che ci porti al Ponte Carlo e provare a salire sulla torre. Allora, molto bella la vista, molto bello che si accende tutto il castello, il problema è che non si accende il ponte. No. E quindi, delusione del pubblico. E accendete sti lampioni o no? Cosa ci dobbiamo a fare? E che cos'è, insomma? E Kafka non si muove, i lampioni non si accendono, insomma, qualcosa deve funzionare. Vabbè. Va bene, ci stanno dicendo che è tempo di uscire. Sì, in realtà chiudono quando vogliono loro perché mancano 20 minuti alla chiusura della torre, ma vabbè. Andiamo a cena. Andiamo a cena che è meglio. E anche questa sera siamo in un ristorante di cui non sappiamo pronunciare il nome, o tu sei capace? Dovrebbe chiamarsi qualcosa Ucarla. Sì. Credo. Vabbè, comunque. Non lo so. Fa niente. Si trova a solo 400 metri dal nostro hotel, quindi super comodo, ma. Ma soprattutto fantastico perché fa piatti senza glutine tipici ciechi. Sì, ha proprio il menù dedicato. Sì. E anche la birra senza glutine. E anche la birra senza glutine. Questo vuol dire senza glutine, questa parola qui. Quindi io stasera ho preso il goulash con i dumplings senza glutine, c'è anche la bandierina gluten free. Perfetto. Io invece ho preso, in realtà quello che ho preso a mezzogiorno perché non sapevo fosse la stessa cosa, però almeno adesso posso capire la differenza tra quello vegano e quello normale con effettivamente la carne. Bene. Quindi buon appetito. Buon appetito. Com'è questo goulash, Martin? È molto buono. I dumplings, che in realtà è tipo pane super
gommoso e molloso, è buonissimo, mi piace un sacco. Io devo dire che anche il mio è molto buono, la salsa è esattamente uguale a quella di mezzogiorno, però c'è questa sour cream che ha quel tocco in più, quindi approvato, approvato. Allora, abbiamo finito la cena e seguiamo un vostro consiglio, sì, perché ogni tanto ci scambiamo questi consigli. C'è un posto qui di lato che è una delle, secondo voi, le migliori birrerie di Praga. E andiamo a provarlo. Per fortuna che è proprio di fianco, nella porta qua di fianco, dietro questo muro. Esatto, andiamo. Le 5 di questo pomeriggio, ma i più stracci siamo noi. Sì. Abbiamo fatto una figuraccia ordinando 3 caffè, sono già preso la birra. Ma... credo che domani andranno a suicidarsi tutti quelli che lavorano qui. Va bene così. Comunque il posto è piuttosto carino, c'è anche la musica, quindi grazie del consiglio. E rieccoci in hotel mentre facciamo backup del materiale girato oggi. Vi vogliamo dire giusto 2 parole su Praga. Sì. È una città che ci è piaciuta tantissimo. Ha un'atmosfera unica, ma anche qualche piccolo problema. Sì, il primo che ci sentiamo proprio di evidenziare è che, allora, siamo a febbraio, quindi periodo invernale, e gli orari di apertura delle cose sono molto molto ristretti, oltre della pausa pranzo di cui vi abbiamo già parlato, si parla proprio di posti che chiudono alle 4, 4.45, alle 5 di pomeriggio, che per noi è presto. Sì. E quindi... tenetelo a mente. Sì. Una cosa in particolare ci è successa per quanto riguarda la torre. Noi volevamo farla il primo giorno. In realtà noi siamo arrivati lì alle 5 e mezza, quando c'è scritto che chiude alle 18. Quindi quell'orario un po' carino dove il sole è già sceso, quindi siamo... diciamo la blue hour. Sì. In realtà stavamo per entrare, il tizio scende e dice no, non si può più entrare perché ho chiuso. Lui aveva chiuso. Lui aveva chiuso. Alle 5 e mezza. Sì. Diciamo che anche quest'altra cosa abbiamo notato, che le persone che lavorano in posti statali, tra virgolette, quindi nelle attrazioni turistiche maggiori, sono piuttosto scortesi, diciamo interpretano le regole e gli orari un po' come gli pare. Comunque, a parte questo piccolo neo, la città è molto bella, ci è piaciuta veramente un sacco e ci sono tante cose che abbiamo perso però. Sì, il tempo è limitato, i vostri consigli anche sono stati molti e anche diverse cose che volevamo vedere non siamo riusciti a farle. Magari torneremo e sì, vedremo tutto. Diciamo che consideriamo un altro paio di giorni per vedere la città esattamente come vogliamo vederla. Non per vedere tutto, ma per vedere quello che interessa a noi. Sì, quindi tutto questo per dire che ovviamente lasciate i vostri consigli nei commenti, così da arricchire questa guida un po' con i consigli di tutti. Detto questo, noi vogliamo ringraziare innanzitutto Omio per aver sponsorizzato questa guida. E anche un ringraziamento speciale ai Donna Twins Gianluca e Giacomo, che ci hanno seguito qui a Praga e ci hanno aiutato a fare tutte le riprese, varie foto, eccetera. Quindi hanno grazie ragazzi. Velocizzato moltissimo il nostro lavoro, ci hanno anche aiutato molto con le foto. Speriamo di riaverli con noi in un prossimo viaggio, perché no? Anche se il nostro weekend a Praga è finito, non è finito affatto il nostro viaggio in Repubblica Ceca. E al posto di tornare direttamente in Italia, facciamo un ultimo giorno una gita fuori porta. Sì. Kutná Hora, sì, che è un posto molto speciale, è da tantissimo che vogliamo andarlo a vedere, capirete presto perché. Sì, quindi abbiamo prenotato i nostri biglietti con Omio e domani si va a Kutná Hora. Buonanotte, notte. Al prossimo video.